E adesso parliamo di lavoro, ovviamente soffermandoci sulla disoccupazione che purtroppo continua ad essere ancora un grave problema per la nostra regione Campania. Nonostante la media dei disoccupati sia leggermente in calo, la mancanza del lavoro purtroppo si fa sentire sempre di più. Che cosa fare per incrementare l'occupazione, per incrementare il lavoro nella nostra regione? Ne disquisiamo quest'oggi insieme a Gianni Lepre, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno, grazie, benvenuto. Ben trovato. Allora, partiamo dai dati Istat. I dati Istat rivelano che riportano che ci sia una leggera crescita in tema occupazionale. Basta? Oppure che cosa si può fare per aumentarla e come interpretare soprattutto questo dato oggi? Qual è lo status quo? È vero che i dati sono leggermente in crescita dello 0,50, quindi purtroppo non sono dati che risolvono la situazione, però noi qui al sud soffriamo ancora di più rispetto al nord e al centro della disoccupazione. Difatti c'è un gap del 4-5% purtroppo in più rispetto a quanto succede al nord e al centro, quindi noi abbiamo una disoccupazione che è giovanile, che arriva al 17-18% contro un 11-50%, una disoccupazione in generale. La disoccupazione giovanile purtroppo arriva oltre il 40%, quella femminile addirittura al 50%. Ora bisogna, però, è drammatico veramente, ma ci sono in campo delle opportunità che i giovani stessi devono saper cogliere. Ecco, non è il momento di aspettare il famoso posto. A proposito di giovani e di ripresa, noi siamo scesi per le strade per ascoltarli e così avere un po' un termometro di quella che è, se c'è, la ripresa a livello occupazionale nel nostro paese. Ascoltiamo. Per niente. Il lavoro quasi a Napoli, se non te lo crei, non esce mai niente. I dati ci dicono che c'è una leggera ripresa in Campania, tu l'avverti? Speriamo, ma quello che vedo qua sinceramente è ripresa zero. No, penso che sia un problema prettamente dei giovani, perché alla fine da quello che sto vedendo, anche io da universitario, esternamente quindi ancora per oggi al mondo del lavoro, vedo che l'occupazione ci sia, però il problema è che i giovani in un certo senso non si accontentano e fin dall'inizio pretendono forse un po' troppo. Il lavoro non c'è sempre, ma non dobbiamo mai mollare, dobbiamo lottare per e rimanere soprattutto qui al sud perché ce n'è bisogno e se non lo cambiamo noi chi lo farà? Ci sono tanti problemi, ce ne potrebbe essere tanto, però purtroppo a causa di questi problemi non ce n'è. Quasi non hanno speranze i giovani nella nostra regione. Secondo lei come sarebbe risolvibile questa situazione? Guarda, innanzitutto togliendo tutto il marciume che c'è, soprattutto il potere della delinquenza, che sembra poco ma è una piaga in questa regione. Il lavoro secondo me c'è, ma va creato. Non è più un lavoro come dipendente che cerchi il lavoro, l'impiegato statale, il posto fisso, va creato il posto di lavoro, quindi devi inventare un'attività. Dottor Lepre, allora diciamo che la voce comune è abbastanza eloquente, le chiederei se si è trasformato così il mondo dell'occupazione e del lavoro, quindi passando da un contratto indeterminato a quelli che sono, diciamo, a quello che è il mercato della flessibilità oggi, oppure mancano proprio i posti di lavoro per l'avvento di nuove tecnologie o comunque per un sistema che è quello Italia, che prevede raccomandazioni, che prevede comunque occhi di riguardo sempre, diciamo, per alcune nicchie di persone, non so quali. Bene, sono, diciamo, lei, che in effetti il mondo del lavoro sicuramente è cambiato, la gente, il lavoratore non deve diciamo aspirare al posto a tempo indeterminato, oggi è molto più difficile. Proprio stamattina ho letto dei dati che ci dicono che il mondo del precariato è ancora di più aumentato, difatti è aumentato di 193.000 opportunità. Però io dalle interviste fatte
parte a questi giovani, ho notato soprattutto che in effetti molti di loro hanno detto ci dobbiamo inventare il lavoro, l'altro ha detto dobbiamo restare al sud. In questo senso ci sono tante opportunità. Qualche settimana fa la Regione Campania ha approvato il piano di sviluppo strategico della propria zona economica speciale. Che cosa significa e in che maniera questo piano strategico può incentivare la nostra economia? Facendo riferimento alla Campania soprattutto. Diciamo che la Campania è stata addirittura la prima regione ad approvare le zone economiche speciali, che sono zone praticamente il cui insediamento nelle zone specifiche del porto di Napoli e del porto di Salerno, del retroporto e di alcune zone industriali della Campania consentono alle aziende che si vanno ad insediare di avere una semplificazione dal punto di vista burocratico. Ed è quello che poi noi auspichiamo per tutte, certo, diciamo, le attività, quindi non solo per chi si va a inserire nelle zone economiche speciali, quindi autorizzazioni in pochi giorni, una fiscalità di vantaggio di cui tutto il sud ha comunque bisogno, sono cose per le quali noi ci battiamo addirittura quotidianamente, e ovviamente degli sgravi contributivi per le assunzioni nelle zone economiche speciali. Parliamo quindi delle PMI, come si vede, è un'ottima opportunità, anche dovrebbe essere attrattore per aziende che vogliono dall'estero venire degli investitori esteri. Speriamo che qualcosa cambi, diciamo, anche a breve termine, perché ne abbiamo bisogno. Grazie a Gianni Lepre per essere stato con noi, per averci suggerito delle cose interessanti anche per il nostro paese in generale. Grazie.